giorno e la storia. Oggi è il 14 febbraio. ...1929, Al Capone manda i suoi ad uccidere la banda rivale. 1956, inizia la svolta antistalinista di Khrushchev. 2005, Beirut, autobomba uccide l'ex premier Rafik Hariri. Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino. Il 14 febbraio era morto Marco Pantani, oggi non si può non parlare di lui.